chiediamo uno sponsor, qualcuno che ci sponsorizzi per questo matrimonio. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Non si vogliono arrendere alle sventure, lo fanno per i due figli e per se stessi. Vogliono unire il loro amore in matrimonio, un progetto che con il tempo è diventato un miraggio. Marito e moglie a tutti i costi, anche se questo significa chiedere un finanziamento particolare, come lo sponsor. Per questo Adriana e Ugo hanno creato una pagina Facebook apposita, Ugo Adri Sposi con lo sponsor, e tra breve realizzeranno anche un sito internet, Sposalizio al tempo della crisi, perché chi è in difficoltà non riesce, oggi come oggi, a far fronte alla cerimonia. E anche appunto i prezzi spropositati dei matrimoni, ecco, di un ristorante che può prendersi dai 75-150 euro a persona, solo perché c'è scritto matrimonio, a un abito da sposa che parte da 3.000 euro ad andare in su perché è un abito da sposa. Adriana e Ugo pagano un mutuo che prosciuga la metà del loro stipendio e un'altra tegola pesantissima arrivata dalla giustizia. L'uomo infatti ha perso la causa che aveva intentato anni fa all'ospedale che lo aveva operato agli occhi. Un intervento dopo il quale ha cominciato progressivamente a perdere la vista. Ora, dopo la sentenza ammazzata, dovrà pagare tutte le spese processuali, una cifra che li costringe a dimezzare ulteriormente il loro già risicato budget. Addio matrimonio? Neanche per idea, la loro volontà è ferrea, caccia allo sponsor. Potremmo creare dei palloncini con le scritte degli sponsor, i segnaposto sul tavolo degli sposi. Coppia controcorrente Ugo e Adriana, ottimisti quando regna dappertutto il pessimismo e fans del matrimonio in un'epoca dove gli altari e le fide al dito sono per lo più indigeste. Sposarsi è bello, avere una famiglia e due bimbe, incoronare il nostro sogno appunto sarebbe molto molto bello da parte nostra.